Quindicesima giornata nazionale del Lavo, Associazione Volontari Ospedalieri a Termini Imerese, si celebra in Piazza Duomo per ricordare anche un amico, Nuccio Salemi. Ne parliamo con la Presidente Patrizia Notara che ci spiega un po' la giornata di oggi. Buonasera a tutti e grazie tanto a voi di Tele Termini. Insomma, oggi è una giornata abbastanza emozionante per me. E oggi si celebra la quindicesima giornata nazionale di AVO. Tutte le AVO del territorio mettono esposto una piantina, che è la piantina del sorriso. Perciò doniamo questo sorriso e chi lo prende lo dona a chi vuole. E in questa occasione, siccome è venuto a mancare un grande amico nostro di AVO Termini, che ci ha aiutato tantissimo nel partire, perché all'inizio non avevamo sede e perciò lui ci ha aperto le porte del museo della Targa Florio, dicendoci: questa è casa vostra, fate quello che volete. E così abbiamo fatto, e così abbiamo potuto andare avanti e arrivare a questo punto. Perciò ricorderemo noi il nostro caro Nuccio Salemi. Mi dispiace per la foto, volevo una foto più grande perché lui ci sta abbracciando un pochettino tutti in questa foto. Si sono uniti con noi Vespa Club, sia Vespa Club di Caccamo che quella di Termini, e poi ci sono esposte anche le sue adorate macchine con tutti i suoi amici. Quale può essere un messaggio che l'AVO lancia oggi, tu come rappresentante di Termini Imerese? Il messaggio mio è che sono aperte le iscrizioni e ci vuole tanto volontariato, perché noi a un anno che siamo tra i reparti e abbiamo visto tanta sofferenza e tante persone che hanno bisogno anche di una stretta di mano, e delle volte nemmeno la mano, basta pure soltanto uno sguardo dolce, che si sentono già coccolati e non si sentono soli. Perciò c'è bisogno di tanto volontariato. Le iscrizioni sono aperte, abbiamo la sede in ospedale a Termini Imerese. Sindaco, una giornata particolare per ricordare un amico particolare. Assolutamente sì, oggi siamo qui, tra l'altro la giornata nazionale dell'AVO, e io spenderei veramente due parole per questa associazione importante, un'associazione veramente importante per il territorio, per il contributo straordinario che dà quotidianamente alla comunità, l'Associazione Volontari Ospedalieri. Vedete questo cuore stretto da due mani, che è simbolo veramente, secondo me, del volontariato puro, perché è simbolo di solidarietà, di passione, di condivisione, di unione. Segno che l'unione fa la forza, non soltanto la forza di chi dà aiuto, ma anche e soprattutto di chi lo riceve. E oggi, tra l'altro, la giornata assume un valore ancora più particolare proprio perché è dedicata al nostro Nuccio Salemi, che è scomparso e che ricordiamo sempre davvero con grandissimo affetto. Ci sono le autostoriche, sono qui presenti in Piazza Duomo. Nuccio riesce sempre a muovere veramente tantissime persone, tantissimi cittadini, così come faceva in vita. Era veramente un catalizzatore, un vulcano di idee, un vulcano anche lui di solidarietà, perché tutto quello che Nuccio faceva lo faceva davvero a titolo volontario, lo faceva spendendosi ogni giorno per la sua città, per il Museo del Motorismo Siciliano e della Targa Florio, a cui lui credeva tantissimo, in cui noi crediamo. Ai tantissimi cittadini che mi chiedono del museo, stiamo lavorando, abbiamo già preso contatti con la Fondazione Targa Florio Onlus, che è la fondazione che era titolare di un contratto di comodato con il comune di Termini Imerese, e vedremo di risolvere, di rilanciare, così come avrebbe voluto Nuccio, il museo della Targa Florio, perché era una sua volontà quello di non lasciarlo chiuso, ma è soprattutto una volontà della comunità di Termini Imerese, che comprende bene il valore immenso del patrimonio che è custodito all'interno del museo, e soprattutto di quello che il museo rappresenta, un ex mattatoio che, grazie alla determinazione e alla capacità di Nuccio, è diventato punto di riferimento di tantissimi appassionati, di tantissimi visitatori che ogni giorno sono presenti nella nostra città che chiaramente è quartier generale della Targa Florio, continua a esserlo, abbiamo ospitato la classica fino proprio
Esatto, fino a una settimana fa, e continueremo chiaramente a tenere alto il nome di Nuccio, continueremo a tenere alto il nome del Museo della Targa Florio e il nome ovviamente della nostra città, la città di Termini Imerese, che ospita queste iniziative. Per quanto riguarda AVO, tornando ad AVO, voglio fare veramente un altro apprezzamento particolare, perché AVO, lo sapete, l'altra volta abbiamo parlato del dopo di noi, di questi giovani diversamente abili che adesso vivono una forma di autonomia all'interno di un'abitazione, di un appartamento. Questi ragazzi finalmente sono messi in condizione, attraverso un'assistenza continuativa di tipo sanitario, sono messi in condizione di poter vivere in maniera autonoma la propria vita, ed è veramente la forma più bella di solidarietà e di aiuto che ci possa essere. Ancora una volta l'associazione AVO è presente per dare una mano alla comunità di Termini Imerese e in particolare a questi ragazzi, e voglio veramente ringraziarli per questo lavoro incredibile. Venite, siamo a Piazza Duomo, lo diciamo, fino a che ora saremo qui? Ma penso fino almeno alle 19, ci sono le piantine, venite perché la vostra presenza è, credo, il segno più importante di apprezzamento che questi volontari, e tutti i volontari chiaramente che ogni giorno si spendono per la nostra comunità, possano ricevere. L'apprezzamento veramente dei cittadini, che serve soprattutto anche, lo ricordiamo, dopo momenti difficili come quelli vissuti in questi due giorni in cui la nostra città è stata martoriata dagli incendi. Ancora una volta i volontari hanno fatto la differenza, i volontari di Protezione Civile, tutti impegnati sul nostro territorio insieme alle forze dell'ordine, per dare chiaramente supporto, aiuto e soprattutto volontari che hanno assicurato prontezza di intervento e che hanno garantito insieme ai Vigili del Fuoco, al Corpo Forestale della Regione, di evitare veramente il peggio. Ci siamo rialzati, sono state due giornate difficili, ma che dire, veramente siamo qui a testimoniare, ho voluto essere in prima linea, l'importanza straordinaria del volontariato. Venite a trovarci. Siamo con l'onorevole Loredana Russo, anche lei vuole ricordare Nuccio perché ha lavorato tantissimo con lei in progetti e in tante altre cose. Un tuo ricordo, Loredana. Intanto grazie ad AVO per questo momento che era assolutamente doveroso in memoria dell'amico Nuccio. Io lo ricordo su due aspetti, da cittadina, perché occupandomi di ospitalità nella mia casetta che ho lì al centro storico, ho potuto constatare come tante persone venivano a Termini e continuano a venire a Termini per visitare il Museo della Targa Florio. E con queste persone ho potuto più volte essere testimone dell'entusiasmo con cui Nuccio parlava ad americani, a tedeschi, a francesi, con il cuore in mano, di questa ricchezza che noi possediamo. E poi come parlamentare, Nuccio mi contattò quasi nei primi mesi, subito dopo la mia elezione, per illustrarmi quali erano tutte le problematiche legate alla salvaguardia della Targa Florio, soprattutto quindi del sito di Floriopoli, e di tutte le dinamiche che dovevano servire a valorizzare attraverso la Targa Florio anche i Termini Imerese. Mi sono messa al lavoro e in quei mesi, direi anni, ho potuto constatare non soltanto la grande passione di Nuccio, una passione davvero disinteressata, dove non esisteva nessun tornaconto personale, la grande competenza, perché Nuccio era conosciuto intanto da Acitalia, soprattutto da Acitalia, sia dal presidente che dal direttore generale Capozza, che avevano in lui il riferimento sul territorio di Termini Imerese. Ma anche a livello mondiale, Nuccio si spostava dall'Australia all'America per ricordare e per contattare e per addirittura favorire quel turismo di ritorno, così come allora lo chiamava il Ministero degli Esteri, per cui si richiamavano cittadini ex termitani nella nostra Termini Imerese, nella nostra Sicilia, per poter ancora una volta constatare e vivere un evento che avevano lasciato tanti anni fa e che avevano conservato nel loro cuore. E ho potuto constatare in quei mesi la grande umiltà di Nuccio. Eravamo riusciti ad istituire un tavolo, questo tavolo era presente chiaramente il Comune di Termini Imerese, ma il Ministero dei Beni Culturali, era presente la città metropolitana, era presente Acitalia, Aci Sicilia. Nuccio era sempre presente, ma non ricordo mai una volta che volle prendere la parola, restava in un angolino e cercava di
indirizzare al meglio quel tavolo affinché tutte le forze si muovessero in sinergia come un vero leader, stando però in disparte. La perdita è stata veramente immane. Noi una settimana, due o tre settimane prima dell'evento tragico, ci sentimmo per capire come rimettere un po' in fila tutto quello che si era un attimino interrotto anche per il cambio di governo. Hanno cambiati i ministeri, hanno cambiati molte persone nei posti apicali, quindi anche il sindaco della città metropolitana era cambiato, e lui mi disse: sto tornando, ci vediamo presto. E lì è finita questa storia. Oggi io però devo dire anche una piccola cosa. Io sono qui grazie a Davo Termini che mi ha invitato, ma anche grazie a Laura Muriella, grandissima amica di Nuccio, di Nuccio Salemi, che oggi è qui, non è qui per il gravissimo incidente che ha avuto l'altro ieri. Stamattina mi ha chiamato pregandomi di portare il suo ricordo, il suo saluto, perché per chi non lo sapesse, Nuccio ha aiutato anche lei con i suoi canuzzi che venivano ospitati anche nei locali del museo, perché lui diceva sempre: ce la facciamo, ci entriamo tutti, l'amore è grande, riusciamo ad avere un cuore anche a quattro zampe, oltre che a quattro ruote. E quindi volevo portare la testimonianza di Laura, sono qui anche per questo. Generale Mario Pirano, la sua presenza oggi è importante qua per ricordare un amico. Ma noi siamo qui intanto perché l'associazione AVO ci ha coinvolto in questa manifestazione, che è una bellissima manifestazione. Possiamo dire che per noi Nuccio era una persona cara, che sicuramente lui era il museo, che sicuramente ha speso buona parte della sua seconda vita in questa attività, promuovendo il museo Termini Imerese, la Targa Florio, con risultati eccezionali. È una persona che purtroppo molti si sono accorti adesso che è insostituibile. Noi possiamo continuare la sua strada nell'attività del museo, sempre che il comune decida di affidare a quelli che erano, io non faccio differenza tra braccio sinistro e braccio destro, ma a Termini ci conosciamo tutti, quindi chi si è interessato del museo allora chiaramente ha l'intenzione di continuare e non deve dimostrare niente a nessuno, perché l'amore per le cose belle ci accomuna nel difendere le tribune di Termini Imerese su Facebook, né ricordare quello che è la vera storia della Targa Florio, nel difendere le tribune dagli attacchi anche delle ferrovie. E per fortuna, grazie all'aiuto anche di alcuni politici, abbiamo vinto. Adesso si tratta esclusivamente di serenamente stringere le fila e guardare al futuro. Grazie a Dio abbiamo un sindaco che ha le idee chiare, quindi noi siamo nella lucida certezza di poter fare bene per il futuro. E non vi dico altro. Oggi lo ricordiamo in che modo? Oggi lo ricordiamo intanto con il pensiero. Intanto con il ricordo di un amico che è sempre nei nostri cuori, e poi indubbiamente aver associato questa attività dell'AVO e dei fiori è qualcosa di importante, perché a Nuccio i fiori piacevano, aveva una villetta interna poco coltivata, ma sicuramente per chi conosceva Pippo, i fiori a Pippo non mancavano mai, e questo ce lo possiamo dire. Quindi l'amore per i fiori, per l'AVO, eccetera, io ho aderito perché sicuramente era in quello che Nuccio voleva, Nuccio pensava e voleva fare. Per il resto godiamoci la giornata, perché anche il buon Dio stamattina pioveva. Adesso è venuta fuori una bella giornata, perché quando le cose sono lodevoli, buone, anche il buon Dio ci mette la sua. Siamo con i presidenti di Vespa Club, sia di Termini che di Cacco. Cominciamo con quello di Cacco, Salvo Muriella. La presenza oggi vostra a Termini per ricordare un amico, ma anche per l'AVO, no? Sì, cioè siamo stati, buongiorno, buonasera a tutti intanto. Siamo stati invitati dall'associazione AVO, in cui appunto oggi festeggiano l'anniversario.
e ci hanno coinvolto anche per ricordare Nuccio, l'amico Nuccio Saleme, con cui ho avuto modo di incontrarlo in diverse occasioni tramite appunto la sua passione, che era quello legato al museo e alle auto. Noi in diverse occasioni siamo stati presenti appunto al museo. Ripeto, l'AVO ci ha coinvolto, visto che abbiamo collaborato già con loro in diverse occasioni, e noi, come dico un poco dappertutto, portiamo la nostra passione, che è quella della Vespa, in tutti i comuni che ci chiamano. Quest'anno già ci hanno coinvolto 13 comuni per le varie sia sagre che eventi come mostre statiche o piccoli raduni fatti, e ne avremo altri due di qua a fine anno in cui già ci hanno chiamato. Dico, questo è quello che noi solitamente facciamo e ci piace fare. Francesco Brutto, lo Brutto, presidente dei Vespisti Termitani, anche voi una presenza importante, come dicevo poco fa, sia per quanto riguarda l'AVO, sia per ricordare Nuccio Saleme, che conoscevate, di cui spesso collaboravate. Assolutissimamente sì, buonasera, ringrazio, come diceva il presidente di Caccamo, Salvo Muriella, l'associazione AVO, per tutto quello che fa per i bisognosi, e ringrazio tantissimo questa manifestazione, il ricordo di Nuccio Saleme, un carissimo amico che purtroppo è venuto a mancare, un amico con la quale organizzavamo molti eventi. Devo dire, la sua amicizia è stata veramente qualcosa di strepitoso per tutti noi. Era una persona molto disponibile, molto cara a noi, e che dire, nessuno come lui. L'associazione Vespisti Termitani ringrazia moltissimo Nuccio Saleme e l'associazione AVO per averci invitato. Una buona serata. Grazie. Michele Longo, in doppia veste, presidente del consiglio, ma anche membro dei Vespisti Termitani, se non sbaglio, no? Vespa Club Caccamo. Vespa Club Caccamo, scusami. Cosa può significare questa giornata di oggi? Questa è una bella iniziativa, intanto buon pomeriggio a tutti, è una bella iniziativa organizzata dall'associazione AVO, che loro danno assistenza, sono dei volontari in ospedale, veramente io li ho visti in piena attività e sono persone molto meravigliose. La nostra presenza qui, sì, il Nuccio Saleme lo sappiamo tutti, che era molto appassionato ai motori, quindi noi fin dalla prima ora, quando lui ha aperto il museo, eravamo presenti. Quindi ci è sembrato giusto e doveroso essere qui oggi, come dice il nostro direttore Albamonte, in doppia veste. Sì. Principalmente però piace in questo momento essere, fa parte del Vespa Club Caccamo, e quindi come volontario, perché Nuccio Saleme era un volontario della città che tanto si è speso veramente con la sua passione dei motori a questa bella Termini Merese. Mi ricordo ancora in consiglio comunale quando dovevamo approvare quella delibera di quel vecchio macello che poi è stato trasformato. Le sue preoccupazioni, la sua ansia, era molto ansioso. Poi alla fine, quando l'abbiamo votato in modo favorevole, dovevate vedere la sua espressione, il suo volto, i suoi occhi. Era felicissimo di aver realizzato qualcosa, e non sono pentito, perché tra quei voti c'era anche il mio. E quindi un invito che do all'amministrazione di continuare ad andare avanti, non si può fermare questa bella iniziativa, e anche insieme a tutti i consiglieri comunali. Ringrazio ancora una volta l'associazione AVO e grazie per questa bella iniziativa che ci ha dato spazio a tutte le persone che amano i motori. E infine un'altra presenza oggi qui a Termini Merese è quella di Gianluca Gueli, vicepresidente del Vespa Club di Termini Merese. Gianluca, anche tu chiediamo la stessa cosa, una presenza oggi vostra importante per ricordare Nuccio Saleme e per aderire all'AVO. Sì, buonasera a tutti. Noi abbiamo avuto il piacere di conoscere già da più di 10 anni e di collaborare da più di 10 anni con Nuccio Saleme, che è un personaggio veramente importante per la nostra cittadina, per tutto ciò che ha saputo realizzare e per l'amore che ha avuto per il motorismo, per la Targa Florio, per l'agonismo sulle ruote. Noi già da più di 10 anni abbiamo collaborato con lui nella realizzazione di eventi di carattere regionale e di carattere nazionale, e lui si è sempre messo a disposizione, si è sempre messo in gioco insieme a noi e ci ha dato una mano. Noi gli siamo infinitamente grati. Abbiamo anche collaborato con il museo della Targa Florio, abbiamo fatto anche una raccolta
nel 2014 che abbiamo devoluto interamente a favore del canile. Abbiamo fatto un grande sorteggio con la presenza di tantissimi Vespa Club siciliani e anche d'oltre lo stretto, e abbiamo sempre avuto il piacere di collaborare e di crescere insieme alla realtà del motorismo della Targa Florio, che abbiamo anche contribuito a far conoscere in tutta la Sicilia. Poi abbiamo avuto degli ospiti e li abbiamo sempre portati a visitare il museo, vespisti che venivano da Budapest, vespisti dalla Svizzera, vespisti dalla Francia, abbiamo avuto vespisti che venivano da Napoli, e li abbiamo sempre portati a visitare questo fiore all'occhiello che è il Museo del Motorismo e della Targa Florio, che ricade a Termini Imerese e che è stato fortemente voluto dal grande Nuccio Salemi. Non abbiamo molte parole da spendere perché diciamo, il nostro sentimento va ben oltre. Le parole sarebbero troppo riduttive, però il Vespa Club Termini Imerese tutto è grato veramente per quello che ha saputo fare e per le sinergie che abbiamo creato con Nuccio e con il museo. Questo è quanto. Bravo.